Buonasera, oggi parliamo del teatro, teatro che è una parte fondamentale della vita, perché noi siamo tutti teatranti nella vita. Poi c'è chi il teatro invece lo fa per professione e lo fa rappresentando una serie di cose che possono far riflettere, quindi far pensare e magari anche tentare di cambiare la nostra vita. Oggi lo facciamo questo incontro con un giovane che è di Castelvetrano, ha studiato a Roma e quindi vive a Roma. E ha pensato appunto di studiare arte drammatica e ha continuato con questa sua passione. E a Mazara del Vallo questa sera al Teatro Rivoli alle 21:30 presenterà insieme ai suoi colleghi, 5 ragazzi in tutto sono, 4 maschi e una femmina, uno spettacolo che si chiama Io sono Andrea. Ma sentiamo dalla viva voce di Giancarlo Commare cosa ci racconta. Ciao Patrizia, buongiorno. È un piacere per me trovarmi qui a fare questa chiacchierata insieme a te. Allora, io appunto, come dicevi tu, da Castelvetrano mi sono mosso e sono andato a Roma a fare i miei studi. Fin da piccolo ho capito che volevo intraprendere questo percorso e ho lottato per far sì che si realizzasse. Contro chi hai lottato? Contro tutto e tutti, anche contro me stesso, nel senso che all'inizio non volevo assolutamente fare questa cosa, poi è successo qualcosa, ho capito che volevo fare questo e poi le difficoltà nella vita ci sono, che siano economiche o di altro genere, arrivano. Però i tuoi genitori ti hanno accompagnato in questo percorso? I miei genitori no, non mi hanno contrastato, devo dire che assolutamente non mi hanno contrastato, però ovviamente si sono trovati un po' così, nel senso, cosa vuol dire? Cosa hanno temuto che non potesse fare la vera. Esatto, perché comunque si sa che non è una cosa così scontata e così facile da fare. In una società in cui viviamo adesso è abbastanza difficile, soprattutto in Italia. Che il successo è qualcosa. Guarda, non è tanto il successo quello a cui io aspiro, più che altro a imparare veramente a fare questo mestiere. No, ma da parte dei genitori, cioè la voglia del successo per la voglia del guadagno, per realizzare il figlio, una sicurezza economica, perché noi genitori pensiamo infatti, tutto questo. A volte mi è stato detto, ma se vai a Palermo vuoi fare l'avvocato, vuoi fare quello? No, io preferisco andare a mangiare pane e acqua per tutta la vita piuttosto che fare quello che mi piace. E quindi così sono andato a Roma, ho fatto il provino in accademia, fortunatamente sono stato preso e da lì poi io mi sono trasferito a Roma e mille difficoltà, mille sacrifici, però ce l'abbiamo fatta a fare questo percorso di 3 anni alla scuola fondamenta. E finiti questi 3 anni poi ho iniziato fortunatamente subito a lavorare grazie alla collaborazione che ho con la mia agente che è Giorgia Vitale. Da lì abbiamo fatto vari provini, sono arrivati i primi no, che non mi hanno assolutamente buttato giù, ma anzi mi hanno fortificato. E poi da lì sono arrivati i primi sì e ho iniziato a percorrere la mia carriera. Se penso che tanti cantanti famosissimi sono stati bocciati dicendo lei non potrà mai fare il cantante. E alcuni attori lei non potrà mai ricevere, sono i più grandi del mondo. Ma se pensiamo a De Niro, che è sempre stato scartato e poi a 40 anni invece il successo. Eh sì. Quindi basta credere. Basta crederci, basta lottare per voler quello che si vuole fare nella vita, ecco. Senti, ma la sicilianità che ti porti dietro è qualcosa che ti aiuta o che ti ostacola? Questa è una bella domanda, nel senso che anche se tu hai perso completamente il dialetto, parli molto bene ed è grazie, molto, ed è vuol meglio. Dire che ho studiato bene. Vabbè, ogni tanto no, esce pure fuori. Che uno poi mette la parolina, è pure carina e sì, simpatica, sì, però sì. Che c'è la calata, il dialetto così un po'. No, quello l'abbiamo asciugato, pulito, perché giustamente per fare questo mestiere devi un po' tutto. Sì, assolutamente. Però mi aiuta, voglio, sì. La sicilianità, diciamo che noi siamo anche abbastanza caldi, no? Come noi siciliani siamo abbastanza caldi e abbastanza pieni proprio di vita, no? E forse proprio questo mi porto, nel affrontare le mie cose le affronto sempre con passione, c'è un problema, lo risolvo. Ah, non è che, oddio, ho un problema, come faccio?
c'è un problema, ok, troviamo la soluzione. Ma questo fa parte anche un po' del tuo carattere. Sì, fa parte del mio carattere, ma è anche un po'... penso, poi magari mi posso sbagliare, però penso che sia anche perché sono siciliano, ecco, perché noi siciliani siamo abituati a risolvere, no? Siamo un popolo di artigiani. Doversi adattare, tu dici anche, sì, a delle situazioni difficili e quindi magari trovare le risposte in siamo, sì, sì, siamo un popolo comunque secondo me che il carico sulle spalle ce lo mettiamo, però non ce lo facciamo pesare. Lo portiamo avanti senza farcelo pesare, e forse questo è quello che è. Quindi affronto le cose, sì, dipende da me, ma dipende forse anche dal fatto che sono siciliano. Affronto le cose con il sorriso e con la voglia di risolverle senza mettermi i paletti o non lo posso fare, come si fa? No, trovo la soluzione. Senti, molti ragazzi che magari pensano al teatro come a qualcosa di complesso o magari anche di complicato, cosa vi insegnano quando vi prendono? Quali sono le cose che fate in quei 3 anni? Tante, sono tante. Dalla dizione, chiaramente. Sì, se vogliamo parlare di tecnicamente, appunto, si parla di dizione, si parla di pulizia anche corporea, di conoscere il proprio corpo, di conoscere anche quello che appartiene a noi nel nostro intimo, quindi più profondo, sì, la scoperta anche di se stessi, la respirazione, sono tante le braccia che ha questo ramo, no? Sì, le materie che insomma abbiamo studiato, appunto, che ho studiato io, sono state anche canto, per dire, no? Il canto in scena, la dizione, perché più cose sa fare una persona è meglio. L'attore deve saper fare. Io penso in assoluto a Massimo Ranieri, sì, che lo trovo fantastico, sì, perché lui nasce come cantante, sì, però nel tempo ha veramente creato su di sé, sì, sì, un lavoro così bello, così costante. A proposito, ieri era il compleanno, tanti auguri, gli auguri. Io l'adoro Massimo Ranieri, e quindi praticamente ha fatto questo grande lavoro che adesso potrebbe essere considerato anche il rete di alcuni personaggi importanti proprio napoletani, no? Stai parlando di Totò? E Totò, ma anche Peppino De Filippo. E quindi praticamente lui è uno molto, veramente, sì, molto, sì, grande. Poi all'età che c'ha riesce a fare tutte, sì, sì, quelle ginnastiche, quei momenti fantastici. Sì, ti dà tantissima energia. Fantastico, è vero, è vero. Sì, beh, l'attore deve saper fare un bel po' di cose almeno, perché comunque noi siamo portati a interpretare dei personaggi che fanno altro nella vita, no? Sono altro, chi magari va a cavallo, ecco, se io non sono mai stato a cavallo, giusto che io sappia che cosa vuol dire fare questa cosa qui, maneggiare il cavallo, eccetera. Assolutamente sì, è vero che ci sono delle tecniche che ti permettono di poter fare delle cose senza che tu abbia provato realmente quell'esperienza, perché ovviamente tutte non le puoi provare, tutte non si possono provare, sennò dovrei uccidermi e poi non posso più fare questo mestiere. Quindi è ovvio che attraverso delle tecniche si riesce poi ad arrivare a fare delle cose di cui l'esperienza non l'hai mai potuta provare nella tua vita. Però ce ne sono altre in cui puoi farlo, quindi anche per una memoria proprio di corpo, no? Stai lì, stai facendo quella cosa lì, quindi poi memorizzi come il corpo si è comportato in quella esperienza, in quella situazione, allora quando poi lo riporti sulla scena, sullo studio di quella scena, cerchi di ricordarti cos'è stato e di trasferirlo lì per dare magari quella sensazione che hai provato a chi ti sta guardando, perché poi il nostro mestiere si chiama arte proprio perché la trasferisci a qualcuno, se no diventa una cosa solo per te stesso, no? Terapia si chiama in quel caso, se lo fai da solo, se lo fai da solo in una stanza per te stesso diventa arte terapeutica, se lo fai seguendo delle regole, seguendo delle tecniche, seguendo anche il cuore, perché è l'anima tua, perché quella ce la metti pure, lo trasferisci a chi ti viene a vedere e io sono sempre molto contento se c'è qualcuno che mi viene a vedere e riesco a trasferire qualcosa, certo, perché il mio obiettivo è assolutamente quello. Penetrare.
Assolutamente sì. Entrare dentro... dentro l'altro, nel, sì, nella sua anima, nella sua spiritualità, insomma, sì, riuscire, cioè, proprio a lasciare qualcosa. Sì, lasciare qualcosa. Il mio compito è quello di dare l'input. Cioè, io ti do il là. Poi lo spettatore è libero di viaggiare e entrare nel suo mondo solo perché magari c'è stato qualcuno che gli ha dato il là, gli ha dato guarda questa cosa qui, prova questa cosa qui, e poi lui viaggia. C'è anche questo. C'è anche questo, assolutamente. Senti, ma tu hai scelto il Teatro Rivoli per stare più vicino alla tua città e far venire anche i castelvetranesi? Io avevo un forte desiderio di poter portare questo mio primo lavoro da regista qui nella mia zona, nella mia Sicilia, no? Avrei, dico sinceramente, tanto avuto il piacere di poterlo fare ovviamente nella mia città, Castelvetrano. Tra l'altro abbiamo un bellissimo teatro che è il Teatro Selinus, ed è casa mia perché sono nato lì, certo. Sono cresciuto lì, i primi passi li ho mossi lì, però non è stato possibile. E allora abbiamo visto... Non è stato possibile perché? Perché la politica? Cosa gravissima, allora la domanda non l'ho fatta a caso, l'ho fatta volutamente, perché se è la politica torna a dire porca miseria, non riusciamo mai a dare valore alla cultura. Diciamo che la politica non finanzia la cultura e addirittura la boicotta, perché nel momento in cui impedisce a dei ragazzi che sono tra l'altro nello stesso luogo e che tornano a casa loro quando potrebbero girare il mondo e sinceramente fare altro, no? E secondo me è fondamentale che la politica faccia questo, quindi adesso farò spettacolo qui, ma io quest'estate li voglio ritrovare i ragazzi a Selinunte a fare uno spettacolo. Brava. Vediamo quale sindaco riuscirà a essere eletto, andremo, vengo anch'io, perché sulla cultura io ci scommetto tutto. Assolutamente, guarda, hai detto quindi una cosa... vengo anch'io, e il sindaco deve prendere un impegno perché è importante la cultura non tralasciarla. Diciamo che i giovani c'è la dispersione scolastica, diciamo che c'è la droga, diciamo che c'è l'alcolismo, sì, vabbè, ma facciamo qualcosa, perché dire non serve a niente. Ci vogliono delle cose che prendono, che fanno innamorare e che trasportano dal negativo al positivo quella persona che forse si è persa proprio perché quel territorio non ha offerto niente. Perché diciamo la verità, la maggior parte della responsabilità resta politica. Io questo voglio dire perché per me è fondamentale. Senti, allora, parliamo di bene che cos'è lo spettacolo. Sì, io sono Andrea. Io sono Andrea perché? Perché? Chi è Andrea? Chi è Andrea? Andrea è un po', siamo un po' tutti noi. E nello specifico si parla di un avvocato corrotto che difende dei personaggi mafiosi ed è molto attuale, molto vero. Sì, assolutamente. Ce ne sono. Non che difendono gli altri, perché purtroppo vanno difesi anche loro, anche se io facessi, certo, l'avvocato non li difenderei mai. Poi mai. Comunque è una questione di scelta, però poi ci sono quelli che sono anche corrotti, perché ci sono esempi medici che collaborano, i cosiddetti colletti bianchi. La corruzione esiste, gli avvocati, esiste. I politici, eccetera. Esiste in ogni campo, sì, esiste, sì, in ogni campo. In questo caso lui fa l'avvocato, fa questo mestiere, ma in realtà non vorrebbe fare l'avvocato. È stata... gli è stato imposto dal padre, perché lui aveva un sogno, invece il padre ne ha realizzato un altro per lui, perché il padre a sua volta era un avvocato famoso, corrotto, pieno di potere, pieno... Non ha imparato niente dalla vita sto padre, poteva dire io ho sbagliato, non faccio sbagliare mio figlio. Assolutamente no, abbiamo un esempio di padre un po'... così. Padre padrone e nello stesso contempo anche, insomma, incapace di riflettere sui propri errori. Assolutamente, quindi si parla anche di rapporti, di contrasti tra genitori e figli, perché comunque sì, siamo giovani, lo siete stati anche voi, ma è giusto ascoltare i desideri dei propri figli, è giusto proprio ascoltarli quando comunicano qualcosa. In un ascolto attivo, assolutamente, perché anche se si è giovani, si esprime qualcosa, ha valore. Non è perché uno è giovane non ha valore, io so più di te, allora fai come ti dico io. Fai come ti dico io, te lo posso dire se devi spostare quella sedia e mettere in quel posto, dico guarda che io so che lì c'entra perché già ce l'ho provata, sì, anch'io. Certo, ma se io ti voglio esperienza, fai quello di che te... dico io, sulle tue emozioni, sui tuoi desideri, sulle tue passioni, non quello è possibile. No.
perché quindi, sono le mie, non sono le tue. Esattamente, quindi si parla di questo, si parla di omosessualità repressa, si parla di pedofilia, di stupri da parte di un prete nei confronti di questo bambino. Quindi i temi sono abbastanza diversi. Tutto viene trattato invece in maniera molto grottesca e allegorica, nel senso che c'è questa persona che attraverso un sogno entra dentro la sua testa e incontra le persone che abitano la sua testa. Tu poco fa hai detto siamo tutti teatranti, tutti portiamo una maschera all'interno di questa società. Ed è bene che questa maschera iniziamo un po' a levarcela, perché questa maschera... Io ho scritto una canzone, infatti. Perfetto. Perché questa maschera ci porta un po' fuori strada, un po' lontano da quello che siamo noi. E molte paure, molte cose che ci mettiamo nella testa ci portano veramente lontano. Condizionamenti. Sì, condizionamenti esterni, interni, ovviamente per le cose che ho vissuto, per i traumi magari che ho vissuto nel passato. Allora... cosa fondamentale secondo me è quella di ritrovare se stessi in una società dove ormai il senso di umanità si è un po' perso, di ritrovare un attimo ciò che siamo, l'equilibrio con noi stessi, di pensare a noi stessi e non giudicare gli altri per quello che fanno e per quello che sono, perché non è compito vostro, voi pensate a voi stessi. E quindi quello che fa Andrea è proprio questo all'interno di questo spettacolo, fa un viaggio introspettivo verso se stesso, all'interno, viaggia un po' nel ritrovare il suo bambino, il suo essere bambino, e la capire, parte, bambina, la parte di sé. Bambina di sé, e capire realmente chi è e che cosa si è perso, perché lui ha fatto una vita, ha trascorso una vita che non è la sua, perché... è diventato un avvocato perché l'ha voluto il padre, ha sposato una donna perché gli hanno imposto di sposare una donna quando lui invece ama un uomo e si priva di questa cosa qui. Tante cose non dette, tante cose tenute dentro che lo hanno portato a reprimersi e quindi non aprirsi con il mondo e con la vita, ma a nascondersi. Ciò lo ha portato a essere niente, nessuno. E tutti noi siamo appunto nessuno e centomila, tant'è che lo spettacolo prende ispirazione proprio da quel testo lì. Mirandelli. Assolutamente, è un tema che a me interessa tantissimo fin da quando l'ho iniziato a studiare al liceo. Poi ho continuato i miei studi su questo testo. Tu al liceo? Liceo classico. A Castelvetrano, sì. E tu c'avevi sempre il preside... Fiordaliso. Fiordaliso, sì. Il bravissimo esercizio, cioè anche che fra Fiordaliso adesso sta in pensione, è sì. Stato un grandissimo. Tra l'altro abita di fronte a casa mia. Ah, sì. E allora lo salutiamo Fiordaliso, che veramente è stato un grande preside e vi ha fatto veramente amare la cultura, perché vi ha fatto venire tutti più grandi è a vero. Parlare la grazie a Fiordaliso io ho potuto conoscere anche Tornatore. Ah, che sì. Venne a scuola a tenere una conferenza, sì, sì. E a raccontarci. Anch'io un po'. Ho fatto una conferenza a scuola, però forse tu non c'eri. Non mi ricordo, se no mi sarei ricordato. Sì, sì, sì. E quando lui fece Baria, sì, ricordi? Ricordo, quando lui, sì. Esatto, in quel periodo. E una cosa che mi insegnò Tornatore lì fu proprio questa. Perché io gli chiesi, ma sì, tu fai regista, però quando fai un tuo lavoro, lo devi proporre, lo devi fare, cioè, come fai a capire se... Mi rispose, dice, guarda, io faccio quello che mi piace, lo sai perché? Perché se io faccio quello che mi piace e a loro non è piaciuto, Io resto contento lo stesso. Se io faccio qualcosa che non mi piace e a loro non è piaciuto, abbiamo perso tutti e due. Sì, sì, è vero. Quindi l'importante è fare anche sempre... Anche giornalisticamente io lo penso questo. Quindi questa cosa me la sono tenuta dentro e poi nel lavoro che vado a fare me la tengo presente questa cosa. Ovviamente punto sempre a migliorare, poi sono ipercritico con me stesso, mi bastono, devo fare sempre meglio, devo essere sempre Però più... sai che troppo... Anche io sono così, no? E mi dicono che quando si chiede troppo poi a volte si perde un po' l'orizzonte. Assolutamente, no? Infatti quindi poi devi cercare l'equilibrio nelle cose per arrivare a fare poi, insomma, fare quello che ti piace, a farlo con spontaneità, senza troppe
pippe, si può dire, dai. Si può dire. E quindi? E quindi dicevamo... Andrea... alla fine vince questa sua battaglia? O lo vuoi lasciare? Questo lo lasciamo in sospeso. Alle 9:30 questa sera? Chi verrà alle 21:30 lo potrà scoprire. Sì. Però se vince o non vince non è questo l'importante. L'importante è che riesca, mi auguro con tutto il cuore, a far vincere gli altri. A far vincere loro, nel senso che mi auguro... Gli spettatori. Certo, coloro che magari attraverso questo possono capire che possono rientrare dentro se stessi una volta usciti da... E che quel percorso che non gli piace possono modificarlo. Si è sempre in tempo. Si è sempre in tempo. Finché c'è vita c'è speranza. Bisogna capire che la vita è una ed è la tua. Quindi devi vivere la tua di vita. Ed se hai 40, 50, 60, 20, 10... sei sempre in tempo per vivere la tua vita, non c'è mai la fine, è quando chiudiamo gli occhi e non ci siamo più. Quindi fino a quel momento possiamo assolutamente fare. Tante cose mi sono successe nella vita che mi avrebbero portato fuori. Tu dici altrove, ma ci sono stati dei momenti, soprattutto negli anni accademici, il secondo anno che è stato l'anno di crisi assoluta per me, io volevo addirittura lasciare questo percorso. C'è stato un momento di abbandono. C'è stato un momento di abbandono, nel senso che troppe erano le cose a cui dovevi... adempiere. Sì, troppi erano i sacrifici che si dovevano fare. E ho quindi avuto, hai avuto una crisi, ho avuto, di rigetto, diciamo. Sì, ho avuto una mia crisi, ma è stata una crisi che mi ha fortificato perché ho ritrovato me stesso e sono perché rinato. Perché tu hai chiesto a te... Chi sei? Perché ti fai vincere da una crisi? Esatto. Cos'è che ti dai sta tuoi spaventando? Esattamente, proprio cosa quello ti che spaventa? Parliamo oggi. Cosa credi di non valere per non farcela, no? Esatto. E c'è stata una mia professoressa, che è stata anche la mia guida all'interno di questa accademia, che è Giorgia Trasselli, la storica tata di Casa Vianello, sì, non so se te la ricordi. Sì, certo. E lei intanto mi fece riflettere quando fece il suo discorso inizio anno, ci presentò questa lettera di Einstein sulla crisi proprio, facendoci capire in breve che il momento migliore in realtà è proprio quello, è la crisi. Perché la crisi è cambiamento e crescita. Esattamente, perché da lì poi... È una parte della psicologia. Esattamente, perché da lì puoi riemergere e quindi proprio nella crisi ritrovi te stesso. Ed è proprio quello che puntiamo anche a fare con... È il momento più importante dove tu puoi vincere ogni battaglia. Assolutamente. Perché sì. Lì la crisi ti sta chiedendo, guardati dentro profondamente. Esattamente, sì. Ti mettono in crisi proprio per quello. E il teatro io lo adoro proprio per questo motivo qui. Un altro insegnante fantastico che ho avuto, Andrea Pangallo, ci metteva continuamente in crisi, continuamente. Noi stavamo in scena e lui ci trovava sempre un problema, uno dopo l'altro. Quindi tu dici, ma come si fa? Voleva anche fortificare la capacità di credere in se stessi nonostante le sconfitte. Assolutamente. Perché altrimenti, se no, che attore creo se questo attore alla prima sconfitta mi cade giù come una pera? Anche perché noi attori, soprattutto in Italia, aggiungiamolo, sì. Dove la cultura non è presa in considerazione. Ecco. Se ci crediamo dobbiamo, come gli attori ma come anche qualsiasi altro tipo di mestiere, combattere un po' di più degli altri. Sì, sì, assolutamente, cioè bisogna lottare per ottenere quel che si vuole, perché solo così riesci a essere te stesso e non c'è cosa più bella nella vita che essere se stessi, perché devo vivere essendo qualcun altro, non ha senso. Certo. Non ha assolutamente senso quello che vogliamo fare questa poi sera. Poi si perde il baricentro. Assolutamente sì. Ed è quello che vogliamo fare questa sera io insieme ai miei colleghi. Abbiamo proprio la necessità di comunicare questa cosa qui. Non perché lo spettatore sia stupido o che non ci arrivi da solo, assolutamente. No, per tagli quella leva che solleverà il mondo. Assolutamente, perché noi non vogliamo insegnare niente a nessuno. Questo spettacolo non vuole dare un insegnamento. Perché tutti abbiamo tutto dentro. Brava. Dobbiamo solamente andarla a ricercare, a scoprire. Perfetto, quindi magari c'è qualcuno seduto su quelle poltrone rosse che aspetta che qualcuno glielo dica.
Esatto. Allora, una piccola spintarella. Una piccola input di cui parlavamo prima, no? Una spintaglia. Piccola spintarella. Esatto. Quindi quello che puntiamo a fare questa sera è semplicemente, se vogliamo metterlo tra virgolette, questo. Bene. Poi... Allora questa sera tutti al Teatro Rivoli alle 21.30 per vedere questo spettacolo, dove è anche regista Giancarlo Gommare, che è un castelvetranese, quindi nel nostro territorio, e merita che tutti lo andiate a vedere, anche perché lo spettacolo è veramente interessante. Quindi ve lo ricordo, sempre 21.30, io sono Andrea, Teatro Rivoli, insieme a Giancarlo Gommare e agli altri suoi quattro amici e colleghi. Esattamente. A presto. Ciao. Ciao. In bocca al lupo. Crepi. Anzi, viva il lupo. Vero, perché adesso si dice così, viva il lupo.